Ci troviamo sul lungomare San Marco ad Agropoli per intervistare un cittadino riguardo, insomma, alla richiesta pervenuta alla nostra redazione in merito, insomma, alla non presenza di bagni chimici presso il lungomare San Marco, ma anche al grande affollamento di persone che in questi ultimi giorni, insomma, si è verificato proprio sulla spiaggia del lungomare San Marco. Ecco, il signor Vincenzo Tafuri ha contattato la nostra redazione perché vuole mettere in risalto e sollecitare chi di competenza per attivare e predisporre sulle spiagge libere i servizi igienici che al momento purtroppo mancano. Ma ascoltiamo direttamente dal signor Vincenzo Tafuri, ecco, qual è la richiesta che lui vuol fare. Noi a Agropoli siamo la porta del Cilento. Io mi vorrei augurare per me e per gli altri a che questo posto diventasse ospitale in tutti i sensi per quanto riguarda l'igiene. Qua stiamo combattendo contro i vaccini, in effetti, perché a mascherina ci laviamo le mani si sono distrutte. Ma non dovevano essere consigliate, già si sapeva che per igiene personale le mani vanno lavate frequentemente. Ma poi praticamente si fa constatazione di queste situazioni. Come loro possono vedere se fanno una panoramica, qui non esiste nessuna cabina biologica a tutt'oggi. Io mi presento con il certificato di vaccinazione. Quelli che vengono da fuori non lo so chi sono, chi sono. Anzi, proprio in queste ultime ore, in queste ultime ore, giorni, tutti i telegiornali, giornale radio, parlano di privacy. Ma qual è il problema? Qual è il problema? Dimostrare i miei connotati e il certificato di vaccinazione. Non lo so, questo neanche me lo spiego, però loro fanno una panoramica e possono convalidare le mie parole. E possiamo allertare le autorità preposte a che la situazione venga risanata. Ecco, lo scorso anno infatti si parlava di distanziamento, si parlava di metri, ecco, si parlava di andare in spiaggia in totale sicurezza. A distanza di un anno e mezzo questo tema non è stato per niente trattato. Chissà, né trattato né controllato. Infatti oggi siamo al 14 di giugno, le spiagge, insomma, cominciano a ricevere i cittadini, ma anche e soprattutto i turisti, e non ci sono controlli. Ecco quello che vuole mettere in evidenza. Io non penso egoisticamente alla mia salute, ma abbiamo parenti, abbiamo amici, abbiamo conoscenti da salvaguardare. Quindi più controlli sulle spiagge. Così affollate, senza le strutture, una persona, un bambino fisiologicamente ha bisogno di fare qualche atto corporale e non si sa come risolvono la situazione. Noi abbiamo lo specchio d'acqua, uno specchio d'acqua non tanto riciclabile perché sono acque basse e pertanto l'inquinamento se non c'era avverrà. Questo è il problema, secondo le mie piccole cognizioni. Quindi lei chiede alle autorità competenti di installare dei bagni chimici. A nome di tutti, non da sola, a nome di tutti. Come potete vedere, qua siamo nei pressi dell'Hotel Serenella. Se fate una panoramica, praticamente potete constatare effettivamente se dico il vero o mi invento sta cosa. È tutto grazie per la vostra, per avermi ascoltato. Nella speranza, tramite voi, di poter avere qualche provvedimento.